grazie a Potere al Popolo, dei tanti incontri che ho fatto, ieri mi è capitato di incontrare uno di Casa Pound, in treno, un ragazzino col giubbotto gonfio che ha detto, l'ho sentito dire dal vivo, io non pensavo che si dicesse veramente questa frase, no? Quelle tipo io non sono razzista, ma no, proprio l'ha detto, ha detto il fascismo ha fatto anche cose buone, vicino a me, allora io non ho resistito. Io lo so, poi in televisione non si parla con i fascisti, ma io non ho resistito, perché poi c'ho avuto il nonno fascista, quindi proprio c'ho anche familiarità, gli ho detto, senti, dico, ma che cosa ha fatto di buono? E allora dice, ha fatto le cose per gli italiani e non per gli stranieri. Dico, il fascismo, ma stai scherzando? Il fascismo agli stranieri gli ha steso tappeti rossi, ma il fascismo agli stranieri, guarda, li ha fatti venire in casa nostra a sterminare. Io sarei stata molto più dura con gli stranieri, fossi stata Mussolini, io gli avrei detto, senti, tedesco, se vuoi sterminare gli ebrei, a casa tua, no? A casa mia, capito? Invece lui era di manica larga, capito? Con gli stranieri, poi certo, se eri africano, allora veniva, ti stuprava, ti violentava, ti derubava, però se eri tedesco, allora dice, senti, facciamo così, facciamo una scommessa, perdonerete la mia pedagogia non proprio steneriana, l'ho detto, ho avuto il nonno fascista, dico, facciamo una scommessa, io ti do 10 euro se mi dici una cosa buona che ha fatto il fascismo, erano in due, dico 10 euro. Ah, dice, ha dato i soldi agli italiani. Dico, guarda tesoro, i soldi no proprio. Ti faccio vedere i grafici sul PIL. Erano poverissimi i lavoratori italiani durante il fascismo. Poverissimi, i salari stavano a zero. Dico, ma il PIL non sapeva cos'era. Dico, sai, il prodotto interno lordo. Dico, senti, facciamo così. Facciamo proprio che andiamo a cercarci quante calorie mangiava la gente. Proprio quante galline, quanti polli, quanta verdura. Siamo andati a vedere i grafici. Guarda che il fascismo li affamava i lavoratori. Il fascismo ha affamato gli italiani. E lui ci è rimasto un po' male, abbiamo visto i grafici proprio. Si moriva di fame, poi appena ci siamo liberati dai fascisti, grazie agli antifascisti, via! Cibo per tutti, lavoro, diritti, scuola media unica, sanità. Ci è rimasto male, allora ho capito una cosa. Quanto sono importanti le parole per dirlo, no la falce e il martello, il plusvalore, ma dirgli proprio, perché questi adesso vanno a distribuire i pacchi di pasta, come se fossero i primi loro, capito, a fare il mutualismo. Dirgli proprio, guarda, guarda che questi si dimenticano di rivendicare quando dicono che il fascismo ha fatto cose buone, quando dicono noi siamo gli eredi della Repubblica Sociale Italiana, bene, voi siete gli eredi della fame nera, siete gli eredi della fame nera, non soltanto della violenza, le guerre, gli stupri, il fascismo, il razzismo, il maschilismo, della fame nera, questa parola qua l'hanno capita. Potere al Popolo parla questa lingua qui, quella che là fuori gli oppressi sono in grado di capire. Questa, guardate, è la lingua che abbiamo cantato anche nelle canzoni. Le abbiamo cantate le canzoni quando in Rai c'erano i film di Sitto Macelli, allora si capiva chi erano gli sfruttati e chi erano gli sfruttatori. Oggi non si capisce più tanto bene, ma quelle canzoni, quando le riascoltiamo oggi, ci parlano ancora. Paolo Pietrangeli, nostro candidato. Si confonde, si sordi, non si sa come, che conta sì. Da casa mia a Latina indietro costa una cifra spropositata. No, era un compagno tassista. Un compagno tassista che è veramente la mente più lucida che io abbia incontrato negli ultimi anni. Mi ha spiegato tutto. Mi ha detto come va il mondo. Mi ha detto come ha convinto i suoi parenti e anche i parenti di sua moglie a votare Potere al Popolo. Io ho qualche difficoltà a casa, ma dopo l'incontro col compagno tassista sono andato come un treno. E andando, il viaggio a Latina non è lungo ma non è brevissimo, mi diceva ci siamo stati simpatici. E a un certo punto gliel'ho fatta anche lui la domanda, ma quanto facciamo? E più del tre. Poi andiamo a Latina, io vado a Latina, devo dire qualche cosa e racconto anche lì del compagno tassista, che tra l'altro ho visto qua, quindi non è una invenzione. Poi ho visto che il compagno tassista gira anche, cioè monta, c'ha una telecamera, cioè come c'era uno di Paveroga, uno di questi che faceva. E al ritorno ho detto, com'è andata? Paolo, facciamo l'otto. Grazie.